Un movimento politico locale da tempo sulla scena per denunciare i problemi della città, la crisi idrica su tutti. Ora, dopo più di un anno di amministrazione straordinaria, la critica alla commissione prefettizia e alla sua totale inadeguatezza. Sorgi Vittoria, ieri in una conferenza stampa, ha passato in rassegna i cahiers de doléances, fitti di lamentele ma anche di accuse dopo un anno di commissari, dall'accusa di omertà mossa da Salvini all'incendio del magazzino della Fiera Emaia. Perché non c'era la videosorveglianza? Alle emergenze acqua, viabilità, discariche, bando rifiuti, bando box, scoglitti abbandonata e tanto altro. Un fiume in piena, Cesare Campailla, voce del movimento. Da un anno a questa parte lo stabile che attualmente ospita il commissario di pubblica sicurezza è di una persona che è in odore di mafia. Come mai? Io vorrei capire, vorrei chiedere anche al dottore Di Spensa, come mai lei non ha cambiato neanche una persona nell'ufficio di gabinetto? Ci sono le stesse persone che aveva Moscato. Moscato è stato sciolto per infiltrazione mafiosa. E però l'ufficio di gabinetto rimane quello che aveva Moscato. Io vorrei chiedere al dottore Di Spensa, ma come mai? Io durante un comizio mio alla presenza delle forze di polizia in Piazza del Popolo, io dissi, prima che il concorso veniva espletato per avvocati al Comune di Vittoria, i vincitori di quel concorso, lo sapete dove si trovano ancora tutt'oggi quegli avvocati che hanno vinto il concorso e che io i nominativi li dissi, prima che il concorso venisse espletato, si trovano a tutt'oggi all'interno del Palazzo Municipale. E allora di quale legalità stiamo parlando? Ma di quale rispetto delle leggi stiamo parlando? Di legame con me. E allora io vorrei chiedere al dottore Di Spensa, glielo dico fraternamente perché io ho massimo rispetto per la carica che lui ricopre attualmente all'interno della nostra città. Glielo dico apertamente, dottore Di Spensa, lei in questa città non è gradito. Perché lei è un capo di una commissione che è assente nel territorio, lei non è presente, lei viene una volta a settimana, lei non conosce il territorio di Vittoria. Lei per amministrare una città si deve essere presente 365 giorni l'anno. E poi io vorrei dire anche al dottore Di Spensa, chi dice che Vittoria è una città di omertosa, in questa città ci sono stati sindaci che andavano in giro con la scorta armata. E la scorta le fu affidata dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. E allora che sia chiaro, non può venire qualche giornalaio di turno oppure un commissario che attualmente amministra la città di Vittoria a dire che la città di Vittoria è una città di omertosa. La città di Vittoria ha una propria storia ed è una storia che ha sempre battagliato contro il fenomeno mafioso. La città di Vittoria è quella città dove ci sono persone che si alzano la mattina alle 4 per andare in campagna e lavorare nelle serre per portare a casa che cosa? Un pugno di mosche. E vedete, non ne possiamo più di sentirci apostrofare con queste frasi.